Viaggiare con te non è per niente facile. Io ho viaggiato con un po' di persone. Con Silvia è particolare. Perché sei così negativa? Non vedo l'ora che venisca. Non basta la Smania, basta Australia. Quanto influisce la voce che hai in testa nella vita di tutti i giorni? E quanto? Nelle situazioni straordinarie, tipo in un viaggio. Può appannarti le lenti così tanto da non farti rendere conto di dove sei? Da non farti ricordare dove sei stato? Questo è il racconto delle 3 settimane di viaggio in Tasmania. Parte del mio giro intorno all'Australia. Ed è anche il racconto di come queste domande hanno iniziato a bussarmi in testa. Per le risposte avrei dovuto aspettare ancora un po'. La Tasmania, che non c'entra niente con la Tanzania, è lo stato più piccolo dell'Australia. Si trova a 200 km a sud rispetto alla mainland, la terraferma, bagnata sia dall'Oceano Indiano che dal Pacifico. Ricorda un po' un cuore. Pronti per un momento nostalgia, ha ispirato questo cartone perché ci abita un esserino poco simpatico. Quello che so prima di andarci è che è molto verde, l'inverno si congela e ricorda un po' la Nuova Zelanda. Siamo a marzo 2021 e l'estate è agli sgoccioli in realtà, ma trovandomi ancora nelle vicinanze di Melbourne, da cui parte il traghetto, e cogliendo l'offerta di imbarcare la macchina gratis, parto per questo viaggio con Alessia, con la quale sono appena tornata dal South Australia, ed Elia, che è la prima, e dico veramente la prima persona che ho incontrato quando sono arrivata in Australia un anno prima. Mettere la macchina precisa. Portarci mia, allora sbaglieremo tutto. No. Il piano è non avere un piano e decidere giorno per giorno dove andare. A parte il traghetto di ritorno tra 3 settimane, non abbiamo prenotato altro. In fondo, l'Australia è mezza vuota, i confini sono chiusi, il turismo azzerato. Dopo 10 ore di traversata, all'arrivo a Devonport ci rendiamo conto di aver commesso il primo errore. Ostelli, hotel, Airbnb, tutto pieno. Saremo pure pochi superstiti, ma vai a vedere che siamo tutti qua. Che la Tasmania è molto verde me ne accorgo dal primo giorno. E non serve un occhio particolarmente attento per rendersene conto. Passiamo le giornate a fare hike, tra cascate, sentieri, alberi altissimi. È tutto verde, tutto. Ciao compare, come va? Una vista in particolare, quella sull'Even Canyon, fa davvero girare la testa. Sei anche calmo, eh? Nella città di Penguin c'è un pinguino gigante. Questa delle sculture giganti o Big Things è una specie di culto in Australia. Ce ne sono circa 150 sparse dappertutto. Nate per attirare i turisti di passaggio, sono diventate poi opere d'arte popolare. La maggior parte sono un tributo a qualcosa, tipo un mango gigante a Bowen, perché è la principale produttrice. Oppure una borsa gigante nel centro di Melbourne, perché... boh, non l'ho mai capito perché. E altre che vi mostrerò man mano che il giro intorno proseguirà. Tornando in Tasmania, sappiamo che sulla costa est ci sono dei posti da sogno, i più belli forse. E allora decidiamo di lasciarceli per ultimi. Eccolo lì. C'è puzza di secondo errore. Secondo me il cioccolatino non viene. E fammi sognare. Un altro posto assolutamente da vedere è la Cradle Mountain. Facciamo un tentativo di avvicinarci, ma è tutto già prenotato o estremamente costoso. Ci allontaniamo con il piano di tornarci a fine viaggio, di ritorno verso il traghetto. Altro errore. Thank you.
Non riesco a capire da cosa dipenda, ma provo una tensione di fondo costantemente. Anche davanti al panorama più bello non sono presente. Anzi, vorrei non essere lì. Mi ritrovo a contare i giorni che mancano al traghetto di ritorno. Forse stiamo procedendo troppo spediti, forse non ci siamo organizzati abbastanza. Forse viaggiare nella stessa macchina e lavorare è meno piacevole di quanto pensassi. Lavoro part-time come web developer. Nella memoria dell'hard disk ritrovo panorami mozzafiato. Nella mia, solo paure e voglia di non essere lì. È curioso come spesso prendiamo per assoluto quello che le immagini ci riportano. I montaggi fatti bene, gli angoli con le luci giuste, i colori azzeccati, le musiche emozionanti. Quante volte, appena al di sotto, ci sono strati contrastanti, contraddittori, non perfetti, non felici. Allora, siamo arrivati a Snug. Okay, ragazzi. Pronti? Oh. Wow. Che è? Il divano. Togliamo il frigo con la muffa. Il frigo senza muffa addirittura. Mamma mia. Letto a castello. Tocca a te prendere. Oddio mio. Grande, guarda. Guarda che da poco. A distanza di tempo, 2 anni dopo, Elia trova le parole giuste per descrivere quei giorni. Che ti dico, cioè, che non è che dobbiamo farci tutta la giornata insieme, però ho l'impressione che con la paura che sta sempre addosso, ci siamo vissuti il peggio di stare insieme e non il meglio. Mm-hmm. Vincolarsi, essere bloccato, non poter scegliere, scendere a compromessi, condiscendere troppo a lungo, ritrovarsi in un contrasto, essere un peso per gli altri, subire il giudizio altrui, imporre le proprie decisioni. È facile ora dare un nome a tutte le paure che avevo addosso allora. Di strada dovrò farne tanta per riconoscerle, accettarle e dargli una forma diversa. Ma lì, in quei giorni, mi offuscavano occhi e pensieri. Ci rimettiamo su un piccolo traghetto per andare ancora più a sud. A Bruny Island? Che cazzo si chiama? Bruny Island. E questo posto è diverso da qualsiasi altro che abbiamo già visto. Mai toccata una sabbia così? Che sembra farina. Non ti gratta per niente, è morbidissima. Guarda che rumore fa. Lo senti? We're going up there. Here. Quel giorno fu diverso. Quel posto mi ha presa forte dalle braccia e sollevata qualche centimetro da terra. Mi scuoteva forte e mi intimava di guardarmi intorno e di farlo davvero. Guarda dove sei. Non c'era tregua. Non c'era un pezzo libero da quella vista. Guardami, continuavo a dire, guardami. Ero solo un corpo rimasto in piedi nel vento, circondata da azzurro profondo. Guardami. Ti ho fatta camminare per ore per essere qui. E ora? Quel giorno? Quella sensazione? Trovare Alessia e Lia su in cima? Grata di essere lì? Grata di essere con loro? Sì, però non so che cos'è, quindi... Ci attacca? Lo so. Magari... Magari... È Namsa, no? Cioè, è sicuro è l'animale più buono del mondo. Super cute, però magari, cioè... magari è velenoso.
Nei giorni seguenti siamo arrivati nelle vicinanze di Wineglass Bay, secondo molti il posto più bello della Tasmania. Abbiamo trovato dei giorni di pioggia, ma il vaso era già pronto a traboccare. Eravamo stanchi della situazione, di rapportarci tra di noi, con il budget di viaggio ormai quasi consumato. Avremmo potuto aspettare, fare comunque un tentativo, godere del panorama anche con le nuvole, ma ce ne siamo andati. Rimandare pensando che avremo tempo, che domani sarà come oggi, che le condizioni aspetteranno noi e la nostra smania di perfezione. L'ultima settimana è stata più serena, forse, perché quando sai che una cosa sta per finire, poi te la godi di più. Se ci ricordassimo sempre di quanto tutto è temporaneo, di quanto tutto passa, di come avremo nostalgia un giorno di quello che ora vorremmo che passasse veloce. Abbiamo risalito la costa est, fino a Launceston, e di nuovo a Devonport. Con il traghetto di ritorno finisce il nostro viaggio di gruppo. Stiamo andando. Bye Tasi! Ciao! E inizia il mio da sola. La Tasmania è una terra talmente verde che anche a guardarla con delle lenti sporche si infilerà nei tuoi ricordi. Vi ricorda un po' la Tasmania questa cosa? Un po' sì. Sì, eh? Chi se l'aspettava? Dopo 2 anni e mezzo, un po' Tasmania, anche se Northern, no, dove siamo, in Queensland. Guarda, ancora questi due esco. E c'è pure Rossi in realtà. Alessia, dimmi qualcosa della Tasmania. A posto. Elia, tu? Devi processare, va bene. Tanto non si sente quello che stai dicendo, però. Metterò tipo cose, ti amo tantissimo, Silvia. Sì, i violini.